Se il tuo cane o il tuo gatto hanno una crisi epilettica, cosa fare e cosa non fare? Cose da non fare: non provare a tirargli fuori la lingua, non fargli ingerire un uovo a forza, non accarezzarlo, toccarlo, rassicurarlo, non ti sente, non bagnarlo con acqua. Cosa invece puoi fare di assolutamente utile? Sposta tutti gli ostacoli contro cui può sbattere, inserisci sotto la sua testa qualcosa di morbido, allontana immediatamente tutti gli altri cani e gatti di casa, cronometra l'evento, chiedi a qualcun altro di fare un video dell'evento epilettico, fino alla completa ripresa, al neurologo servirà. Se dopo 2 minuti la crisi epilettica non si è ancora fermata, bisogna caricarlo in macchina così com'è e portarlo alla clinica veterinaria più vicina. Ha bisogno di farmaci per fermare la crisi. E se vuoi sapere come affrontare anche altre urgenze mediche, trovi i corsi di primo soccorso del cane e del gatto su amicaveterinaria.com.